tutti ragazzi e benvenuti ad un mio nuovo video. Io sono Xuder e oggi ragazzi voglio parlare con voi di Fortnite Mobile, la versione di Fortnite che oramai tutti sapete essere uscita qualche giorno fa per i nostri dispositivi mobili. Sappiamo ragazzi che c'è stato un polverone incredibile su quello che è appena stato detto, cioè nella versione che hanno fatto uscire di Fortnite per iOS, se noi andiamo a vedere sul Google Play Store troverete una fucilata di applicazioni che si spacciano per Fortnite Mobile. Ragazzi, con il cuore, mi raccomando, non scaricate niente su Android dal Play Store. Fortnite arriverà anche per il dispositivo con l'alieno verde, ma bisognerà aspettare ancora un pochino ragazzi. Tutto quello che riguarda Fortnite per Android sul Play Store è fake, è falso. Potrebbe contenere dei virus, potrebbero rubarvi i dati sensibili dei vostri telefoni. Però ragazzi, quello che volevo dirvi oggi è un elenco ufficiale rilasciato appunto da Epic Games su tutti i dispositivi che potranno far girare Fortnite, quindi sui dispositivi compatibili con questa versione che uscirà anche per Android. Per quanto riguarda ragazzi i dispositivi iOS, incominciamo subito dall'iPhone SE, iPhone 6/6S, l'iPhone Plus 7/7 Plus. E cacchio, se non mi facevi emulare sugli iPhone Fortnite, che cosa potevamo pensare? iPhone 8 e 8 Plus, iPhone X, ce l'hai l'iPhone? Se non ce l'hai, compralo! iPad Mini 4, iPad Air 2, iPad... c'ho la voce! iPad 2017, iPad Pro e alcuni altri dispositivi che non sono ancora stati resi noti ufficialmente, perché devono ancora rivedere probabilmente qualche problema di compatibilità col sistema operativo e il gioco. Prima di dirvi anche ragazzi i dispositivi Android, perché quindi state tranquilli, arriverà anche su Android, vi voglio anche ricordare che il 14 marzo era previsto l'aggiornamento di Fortnite, quello che avrebbe inserito le bombe radiocomandate, il lama, le skin nuove e anche altre cose. Purtroppo non è stato possibile averlo perché il team ha riscontrato dei problemi dei quali non ha voluto esporre. Si vociferava qualcosa relativo agli hacker, però non sappiamo. Per quanto riguarda invece ragazzi i dispositivi Android, potremmo giocare a Fortnite Mobile su Google Pixel 2 e XL, sul Huawei Mate 10, Huawei Pro e il Lite, Huawei Mate 9 e il 9 Pro, Huawei P10, P10 Plus e P10 Lite, Huawei P9 e P9 Lite, Huawei P8 Lite del 2017, LG G6, LG V30 Plus, è ovviamente l'altra versione dell'LG. Beh ragazzi, questo già ci fa un po' capire che non sono proprio tantissimi i dispositivi sul quale il nostro Fortnite potrà girare, quindi io credo che abbia un largo uso di risorse anche per quanto riguarda questa versione mobile. Io l'ho vista giocare su iOS ragazzi e non lo so, non mi ha particolarmente convinto al 100%, però
mi tengo la riserva di andare a vederlo meglio per caso più avanti, quando uscirà anche sui nostri dispositivi Android. Beh ragazzi, questa era proprio una nota informativa su quali dispositivi girerà Fortnite Mobile. Io vi ringrazio tantissimo per aver guardato questo video, vi ricordo di lasciare un bel pollicione in su se ancora non lo avete fatto e di iscrivervi al canale. Mi raccomando, passate anche a fare un salto alle 14 quando iniziamo le live pomeridiane di Fortnite. Noi ci vediamo presto, ciao!